Partiamo da che cosa ha detto Hollywood Reporter del vostro film, La Terra dell'Abbastanza. Certo, e poi risponde, ma risponderò io. Guarda, è una riflessione che io ho letto al bagno, non te lo nego, no? Sono rimasto tantissimo al bagno perché era una riflessione ostinata, andava avanti, continuava, non finiva più. Io scorrevo col telefono e vedevo, continuavo, vedevo una foto, dicevo che è finita, continuava e continuava, ma incredibilmente puntuale, precisa, quasi scoraggiante, perché vorrei scrivere con lui, con chi ha scritto il prossimo film, forse lo scriviamo con lui, lo assolveremo. Diceva che, vabbè, chiaramente io adesso non posso dirtelo perché mi vergogno, ma dicevano cose bellissime, tantissime. Ci hanno paragonato a Garrone, altre gente che insomma che noi guardiamo col binocolo. Quindi Non ci hanno parlato a Garrone, hanno preso a riferimento un suo capolavoro che, a cui non ci accostiamo per umiltà. Era anche il motivo per cui avevo un po' inibissione a risponderti, perché è un articolo un po' miracoloso, no? Quindi non voglio che diventi troppo promista, perché già di per sé è stata una specie di shock. Stamattina ho visto, ho scritto su Google il nome del film, no? Ultime 24 ore, e c'era questo articolo qui, ho detto wow, leggiamo, e non finiva mai, era bellissimo. Ed è la cosa che ci ha gratificato molto, non è il giudizio in sé per sé sulla bellezza o meno del film, ma la peculiarità del discorso, dell'approfondimento. Era un articolo di commento, era una recensione veramente estremamente generosa. Partiamo da dove tutto questo è nato, La Terra dell'Abbastanza. Quando e come è nata l'idea di questo film? L'idea di questo film, guarda, parte da una componente ovviamente nostra di background, di provenienza. Noi proveniamo dalla periferia e pensiamo di essere privilegiati a essere partiti dalla periferia, perché è un luogo da un certo punto di vista molto più umanistico, molto più compassionevole. E la genesi è stata molto, molto, estremamente veloce, come ho scritto in 2 settimane, è sempre rimasto quello, non abbiamo mai fatto seconde stesure. Storia di 2 amici, un incidente. Esattamente, esattamente. Che cambia le loro vite in modo diverso da quello che uno poi si aspetta. Beh, sì, effettivamente, no? Volevamo girare un po' sul controtempo, e all'inizio il film sembra appunto una storia di elaborazione di un senso di colpa. Ed effettivamente è quello, perché poi i due ragazzi in qualche modo trovano un modo estremamente originale per non soffrire più di senso di colpa, no? Dicendo io ho scelto di uccidere invece che io ho ucciso per sbaglio, no? E lo fanno perché c'è uno spiraglio. Te mi hai sparato? Sì, sì. Sì? No. Questo lo sanno come si spara. Il cast, no? Come l'avete messo insieme? Scelte folgorantemente azzeccate, diciamo? Non abbiamo solo niente, abbiamo fatto provini, noi siamo molto materici e concreti, non siamo affatto astratti, non ci riusciamo. Credo che continueremo così perché è l'unico modo. Manolo, Andrea Carpensano è arrivato subito, e quindi abbiamo trovato il lato malinconico, questo Mickey Mouse, un po' Jeff Buckley, un po' Matt Dillon, che era meraviglioso. E, mentre per Mirko è stato più complesso, ma appena arrivato lui, che era il primo Bruno che faceva nella sua vita, è stato subito insomma folgorazione, Matteo Olivetti. Mentre per ecco le scelte quasi tropicali, no? Sembrerebbero, no? Tipo Max Tortora, abbiamo voluto giocare un po' sul controtema, abbiamo preso lui perché è un ruolo molto pieno di dialoghi che rischiano di essere informativi. A noi serviva un comico, perché il comico ha il dono della musicalità, quindi riesce spesso a variare. E con Max abbiamo fatto un lavoro quasi alla Buster Keaton, non mi ricordo, molto pensiero, quindi veramente pensiero alto e basso, quasi clownery. Max è venuto a fare il provino, ha fatto un provino molto interessante, ha fatto Vago, cioè ha già una sua lettura molto precisa, e da lì abbiamo capito che il percorso lo potevamo fare assieme. Però chiaramente con gli attori abbiamo fatto un lavoro diverso, qualcuno sull'azione, sul non pensare, qualcun altro invece sul pensiero, sui simboli, sull'archetipo, quindi diverso per tutti. Registi fratelli, registi gemelli. C'è un aspetto quasi simbiotico, e in che modo si riversa nel processo creativo e anche in quello concreto di girare un film? Come vi dividete? Perché qui c'è tutta una storia dai Dardenne ai Manetti, passando per i Daviani, i Coen, ognuno ha una sua storia. Qual è la vostra? Ci scambiamo spesso i ruoli, e credo che la cosa più semplice per noi sia la comunicazione anche a distanza. Per noi basta uno sguardo per capire cosa funziona e cosa no. E questa forse è una unicità che può avere solo appunto un gemello. Discutete mai voi due? Nella vita assolutamente sì. Per adesso nel cinema non è mai accaduto. Vedremo, ma no.
abbiamo 29 anni, accade fuori, fuori spesso. Ci contendiamo le donne, insomma.